Vi informo intanto che questa sessione viene registrata perché poi il webinar resterà a disposizione sul sito web del progetto LIHO, che poi più tardi John vi indicherà nella chat. Quindi attenzione a quello che scrivete perché resteranno tracce di quello che andate a scrivere. Benvenuti a tutti, grazie del vostro interesse nel nostro lavoro. Lo scopo di questo webinar è appunto quello di condividere con voi alcuni dei risultati del progetto LIO. Ci sono alcuni webinar internazionali che si tengono in inglese e ci sono alcuni webinar nella lingua dei partner del progetto. Questo è il primo e credo l'unico webinar previsto per la lingua italiana, mentre l'elenco completo dei webinar calendarizzati è sempre disponibile nel sito del progetto LEO, che poi più tardi vi andiamo a dare. Per questioni tecniche potete e siete benvenuti nel partecipare, ma soltanto tramite la chat, perché non siamo in grado di gestire, come ho scritto, una connessione con, siete già 17-18 persone, e sarebbe abbastanza complesso, ci sarebbero un sacco di disturbi e problematiche varie. Di che cosa parliamo oggi? Lo scopo di questo incontro, intanto il mio nome è Michele Capurso e sono insieme a John Dennis, sono insieme a John Dennis una delle persone che hanno organizzato il webinar. Sto vedendo che ci sono problemi di audio, segnalateli pure sulla chat, io cerco di regolare il volume della mia voce nel caso ci siano difficoltà. Vi dicevo quindi che questo è il primo webinar italiano. Lo scopo della nostra attività è presentarvi oggi sei fattori chiave per l'educazione di bambini malati. In inglese li chiamiamo KEF, Key Educational Factor, e sono uno degli elementi centrali in realtà del progetto LIO, uno degli elementi che ne hanno costituito un po' la base di partenza. L'idea è stata quella di ricercare e poi discutere all'interno del gruppo di progetto e con alcuni esperti che hanno fatto da revisori per il progetto, identificare proprio gli elementi cruciali, chiave, che servono a livello pedagogico, direi, e psicologico per impostare un lavoro educativo significativo con i bambini malati. Ne abbiamo indicati sei perché ovviamente non potevano essere troppi né troppo pochi. Abbiamo veramente fatto un lavoro di ricerca delle cose essenziali. Quindi io vorrei presentarvi questi sei fattori chiave oggi e poi con una piccola esercitazione condivisa che abbiamo predisposto vorrei invitarvi anche successivamente alla chiusura del webinar a indicare, oltre che nella chat mentre parlo, a indicare in un foglio Google condiviso alcune attività che secondo voi si possono riconnettere con i KEF presentati. Quindi vediamo di iniziare. Se ci sono, scusate, vedo che qualcuno ha problemi di audio. Vedo Francesca di Firenze, gli altri hanno problemi perché devo capire se è un problema di connessione nostra o se è soltanto sul computer di Francesca. Ecco, grazie, scrivetecelo nella chat se ci sono difficoltà. Allora, vedo difficoltà di audio. Vediamo se provo a parlare più piano. Dovreste descrivermi il tipo di problema. Rimbombo ed ecco fastidioso. Allora, sospendiamo un attimo e vediamo di aggiustarci.
No, la prova lo so, John, non si deve sentire. Ok, proviamo adesso. Ho ritirato il microfono, fatemi sapere per favore se va meglio. Ok, quindi vediamo se funziona. Va bene, sembra a posto. Ok, proviamo ad andare avanti allora. Quindi i sei fattori chiave per l'educazione dei bambini malati, elaborati nell'ambito del progetto LIO. Andiamo avanti. Le slide ovviamente saranno poi a vostra disposizione sempre dal sito del progetto. Quindi la sessione di oggi. C'è uno speaker unico che sono io, sono Michele Capurso, sono un ricercatore dell'Università di Perugia e insieme a John Dennis che invece coordina la chat, vi presenteremo appunto i nostri fattori chiave. Prevediamo una sessione di circa 30, massimo 45 minuti, sessione in diretta. I partecipanti sono invitati a usare la chat per commentare, per farci domande e per osservazioni e per segnalare poi, mano a mano che andiamo avanti, progetti o attività coerenti con i contenuti. Vi ricordo che tutta la sessione viene registrata e verrà poi messa a disposizione del sito LEO. Allora, vediamo intanto, quindi, come visione d'insieme del progetto LEO, a che cosa sono serviti i KEFI, i Key Educational Factors. Intanto, come sono stati elaborati, da dove vengono? I Key Educational Factors sono nati in base ad un lavoro di ricerca di letteratura presente. Quindi abbiamo sostanzialmente analizzato quali ricerche esistevano già rispetto all'educazione di bambini malati, quali linee guida fossero presenti nella letteratura internazionale rispetto alla definizione e alla creazione di processi educativi significativi e la letteratura scientifica in genere. Da questo lavoro abbiamo appunto identificato i Key Educational Factors che sono stati anzitutto all'inizio del progetto LEO 3 anni fa. Sono stati usati quale guida, quali base per la creazione di due round di focus group. Il primo focus group, quello che vedete indicato nella parte sinistra della slide, era volto a identificare in che modo i Key Educational Factors si potessero relazionare alla educazione di bambini malati. Mentre il secondo focus group è stato volto a identificare in che modo le tecnologie per la comunicazione potessero relazionarsi appunto con i Key Educational Factors. Tutti i risultati, tutto il materiale, i risultati di questi focus group sono già disponibili sul sito del progetto LEO. Alla fine, invece, e sono prodotti ancora in fase di definizione ma sono già disponibili, abbiamo elaborato una serie di guide, un toolkit che dovrebbe servire agli insegnanti di scuola in ospedale per poter reperire dei materiali relativi appunto ai Key Educational Factors. Vedo che c'è qualche problema di voce, se diventa incomprensibile fatemelo sapere perché noi non abbiamo toccato niente rispetto a prima. Quindi, dalla situazione di partenza dei Key Educational Factors, stiamo arrivando alle soluzioni ICT per l'educazione di bambini malati. Sto vedendo i vostri messaggi che l'audio peggiora, ma non so più che fare perché un attimo solo, facciamo un'altra pausa, posso fare un altro tentativo per migliorare la linea.
Ok, ritorno in audio, per favore datemi un feedback per farmi sapere come va. Prova 1, 2, 3, prova audio, riproviamo. Probabilmente è troppo sensibile il microfono. Fatemi sapere se si rideteriora. Bene, scusate di nuovo gli inconvenienti tecnici. Torniamo quindi sui Key Educational Factors. Quali sono quindi questi Key Educational Factors individuati all'interno del progetto Leo? Ce ne sono sei. In realtà all'inizio ne abbiamo iniziato il lavoro con cinque e poi ne abbiamo aggiunto un sesto grazie ai feedback che ci sono giunti mano a mano durante le presentazioni e nella interazione con il gruppo degli esperti. Ora poi, questo è soltanto l'elenco, poi li andiamo a vedere un attimo insieme in modo più dettagliato, quindi individualità, l'assunzione di ruoli di fronte ad altri, i processi di costruzione di significato e di costruzione e co-costruzione della conoscenza, la dimensione della metacognizione, la dimensione relazionale e l'aspetto, questo è l'ultimo aggiunto, della comunicazione interistituzionale. Quindi l'importanza appunto della comunicazione tra le istituzioni, tra la nostra istituzione e le altre istituzioni con le quali ci troviamo ad interagire. Come vedete, non è che abbiamo inventato nulla di particolare, nulla di originale, ma abbiamo cercato di capire effettivamente in che modo questi Key Educational Factors andassero a influire sulla educazione dei bambini malati. Cominciamo dunque dalla relazione. Tutta la letteratura che vedete citata è disponibile nel documento ufficiale di presentazione dei CEF che potete trovare sul sito Leo. La prima considerazione da fare per la relazione interpersonale è appunto il concetto che qualunque sistema di apprendimento si realizza all'interno di un sistema relazionale. Questa relazione avviene sia con altre persone, quindi per esempio l'insegnante, l'educatore o i compagni, ma anche sempre con degli oggetti che Kohl e Vygotsky chiamano artefatti culturali per l'appunto. Qualunque forma relazionale è sempre mediata da un artefatto. L'artefatto che media questa relazione non è mai un elemento neutro in sé, ma è sempre dotato di una sua caratteristica culturale, perché è prodotto da qualcuno che porta una sua cultura. L'artefatto universalmente più diffuso sul pianeta probabilmente è il linguaggio, che è fortemente denotato da elementi culturali, ma qualunque oggetto anche può diventare un artefatto che va a mediare questa relazione con gli altri. L'altra dimensione è nota, come dire, da tempo ed viene molto riscoperta ultimamente, molto potenziata, diciamo così, dalle teorie anche più contemporanee, riguarda l'interazione sociale e il concetto che Vygotsky chiamava zona di sviluppo prossimale. Facendo interagire bambini meno competenti con bambini più competenti, anche il bambino meno competente può arrivare a esprimere delle capacità che da solo non sarebbe giunto a esprimere, a comunicare. Vedete un'immagine appunto che dimostra come un insieme di bambini, mi dite che la voce sta di nuovo peggiorando. Scusate, allora rifaccio un attimo una pausa. Mi fermo un attimo e riprovo a vedere un'altra cosa. Abbiate pazienza.
Prova. Allora, ho cambiato microfono. Se mi date un feedback, forse sentite un po' più di rimbombo, di eco, però la voce forse è meglio. Sono passato sul microfono ambientale. Ok, proviamo ad andare avanti così. Scusate, ma sono sistemi che non controlliamo noi, ma da Perugia, ma è gestito dal Politecnico di Milano il sistema. Proviamo ad andare avanti, via. Quindi, relazioni, quindi l'apprendimento e la dimensione della interazione sociale. Questo è il primo CAF. Ovviamente la domanda è subito, cioè noi abbiamo cercato di capire come questi CAF andassero poi a influenzare, a interagire con la situazione ospedaliera. Allora, quali sono le difficoltà che trovate nel creare sistemi relazionali tra bambini e con artefatti e con gli adulti all'interno dell'ospedale? Quali sono gli aspetti di facilitazione che magari avete scoperto, avete potuto mettere a punto tramite il vostro lavoro? E poi se ci sono progetti o attività specificatamente dedicati a, basati, centrati sul sistema delle relazioni. Sappiamo che ci sono molte potenzialità e molte difficoltà dal lavoro che abbiamo fatto anche tramite i focus group. Una per tutte è la relazione con la classe di appartenenza, per esempio. Per cui ci piacerebbe capire, ecco, se volete scrivere qualche breve pensiero nella chat, se avete progetti particolari in atto o se avete trovato delle difficoltà. Nel sito del progetto Leo c'è un sistema, un toolkit, che è un insieme appunto di risorse, ci sono proprio alcune progetti o alcuni esempi di attività centrate sul potenziamento del sistema relazionale. Vi lascio un attimo di tempo per scrivere i vostri commenti, perché vedo che ci sono diverse persone che stanno scrivendo. Bene, vi ringrazio perché vedo che state scrivendo una serie di idee, così le possiamo condividere e restano poi come documentazione anche nella registrazione del webinar. Vi ricordo più avanti che abbiamo predisposto una griglia proprio per raccogliere, spero che vorrete partecipare, così ciascuno di noi può vedere cosa fanno gli altri e anche condividere questo insieme di risorse. La scuola in ospedale di Monza parla del progetto Panda, che poi in realtà noi abbiamo chiamato, sì, Panda, esatto, sì, Panda in My Seat, che è un progetto presentato appunto nell'ambito delle attività del progetto Leo, che trovate poi documentato in dettaglio nella pagina del sito. Mentre continuate a scrivere, vorrei fare intanto un saluto particolare a Vania, che vedo che si è collegata dalla Slovenia, quindi abbiamo anche un ospite internazionale.
Ciao Vania, benvenuta e grazie della tua partecipazione. E io intanto passo al prossimo cache, quindi, a meno che non ci sia qualche domanda, diamo ancora un attimo di tempo. Se avete qualche domanda su questo, scrivetela magari adesso così vi posso rispondere, se no vado avanti. Bene, vi ringrazio, intanto continuate pure a condividere, come vedete dalla chat ci sono esperienze di direzione anche diversa, qualcuno è riuscito o sta attivando diversi sistemi di comunicazione sia sincrona, no? Cioè in tempo reale, sia anche asincrona, e credo che molti di voi avranno verificato come la comunicazione asincrona talvolta sia più utile col bambino malato perché consente un migliore adattamento dei tempi dell'altro, questa almeno è stata la mia esperienza. E poi vedo qualcuno, vedo Luisa che ci dice che invece non riesce ancora ad attivare in modo, come dire, significativo, in modo costante questa comunicazione, questo sistema di relazione con i pari, che sicuramente pone una serie di difficoltà e richiede, credo, anche un grosso sforzo sia a livello organizzativo, sia a livello di investimenti, diciamo così, in termini di risorse umane, di tempo dedicato, no? Perché qualche volta quando si attiva, si entra in contatto con una scuola di appartenenza, si trovano timori, si trovano paure, incapacità forse di gestire la comunicazione. Non so se Luisa, ecco, ha vissuto questo oppure ha esperienze di tipo diverso. Continuate la condivisione di queste interessanti esperienze, io andrei al prossimo. Il secondo CAF riguarda la costruzione di senso e la costruzione dei sistemi di conoscenza. La prima considerazione è abbastanza scontata, credo, appunto, nel campo educativo, che l'efficacia dell'apprendimento ci viene data nella misura in cui consentiamo ai bambini e ai soggetti che coinvolgiamo di costruire attivamente un sistema proprio di sapere, un proprio sistema di conoscenza.
Questo ovviamente si appoggia al sistema relazionale che abbiamo visto prima e si appoggia nuovamente molto anche agli artefatti. Vi presento questa foto che in realtà è un frame, di un fotogramma, di un filmato che io alcuni anni fa ho avuto modo di fare per negli Stati Uniti. Mi piace molto perché si vedono questi occhioni grandi di questa bambina così curiosa che sta osservando il cerotto per la misurazione dell'ossigeno. Questa è una bambina che si dovrà sottoporre a un intervento chirurgico alcuni giorni dopo e sta facendo il tour preoperatorio nell'ospedale per familiarizzare col territorio, no? con lo spazio, con il tempo, con gli odori, con i suoni, con le persone che poi incontrerà quando si dovrà operare. Naturalmente fuoriesce un po' dall'attività didattica di una scuola, tant'è che lì è gestita dai Child Life Specialist, ma è un esempio, credo, proprio di questa costruzione del sistema di conoscenze di questa bambina. Questi occhi stanno acquisendo informazioni della realtà e costruendosi un sistema di senso, per l'appunto. Sta comprendendo che cosa le succederà. E sta elaborando un sistema di fronteggiamento, di coping, che le consentirà da lì a qualche giorno di svolgere, poi di affrontare l'operazione che deve fare forse con meno paura, proprio perché avrà anche degli strumenti cognitivi che gli consentono di fare questo. L'altro elemento chiave però del sistema di senso, ed è un'indicazione che ci viene da Profenbrenner questa, è che tutti i partecipanti al processo educativo dovrebbero appunto percepire e avere modo di costruire questo senso. Questo è particolarmente importante secondo me, perché talvolta le cose che noi facciamo possono avere un senso per noi, ma hanno senso anche per gli altri? Acquisiscono un significato per le altre persone? Questo ci obbliga a decentrarci, a uscire un po' dalla centralità del docente, no? E cercare appunto di mettersi, di assumere il punto di vista dell'altro. E di nuovo tutto questo possiamo qualche volta trovarci a lavorare, qualcuno di voi l'ha accennato prima, e non troviamo la possibilità di condividere il senso di quello che facciamo con gli altri colleghi, con le istituzioni che ci stanno vicino, col personale ospedaliero. Abbiamo esempi, no? Conosciamo esempi in Italia di ottime interazioni di scuole in ospedale e personale sanitario, e abbiamo purtroppo anche, ecco, esempi contrari, che vanno in direzione contraria. Quindi per questo CAF ho un quesito da porvi, vedete. L'ospedale in cui lavorate o la situazione di insegnamento domiciliare nel quale vi trovate a lavorare crea o distrugge il senso delle cose? Agli occhi dei vostri, agli occhi degli altri e agli occhi dei vostri alunni? E soprattutto quali elementi, quali attività contribuiscono a creare il senso e quali attività o quali elementi dell'istituzione o degli altri in qualche modo distruggono, minano il senso delle cose che avvengono. Mi fermo un attimo, vi chiedo di provare a commentare questo aspetto o di farmi domande se avete elementi che non sono chiari.
Ok, grazie. Vedo che stiamo ragionando. In realtà questo aspetto del significato delle cose è un aspetto molto profondo, secondo me. Andiamo nella filosofia dell'educazione, probabilmente ci vorrebbe molto tempo per discuterlo e sarebbe molto più bello poterlo, secondo me, discutere di persona. Grazie comunque dei vostri commenti. Passiamo al prossimo KEF. Scrivete pure, ma devo stare un po' nei tempi e quindi devo leggermente accelerare il ritmo della mia presentazione. Il prossimo fattore chiave per i processi educativi riguarda per l'appunto la cosiddetta assunzione di ruolo, la possibilità di assumere dei ruoli di fronte agli altri. In realtà ogni volta che noi realizziamo un nuovo apprendimento sarebbe opportuno, ci ricorda Bronfenbrenner, che questo apprendimento ci servisse ad assumere dei ruoli nuovi. Questi ruoli nuovi dovrebbero essere in qualche modo dei ruoli che ci vedono attivi come protagonisti e non soltanto elementi passivi. In più, nell'assunzione di ruolo, per un gioco di specchi un po' particolare, si verifica anche il modo, è importante anche il modo nel quale gli altri vivono il nostro ruolo. Cioè, il ruolo non lo assumiamo da soli, ma per assumere un ruolo abbiamo bisogno di altre persone e queste altre persone lo devono in qualche modo riconoscere questo ruolo, lo devono vedere. Queste nuove abilità che andiamo ad apprendere e ci ricongiungiamo un po' a un elemento di identità, infatti vedete citiamo Brunner, queste nuove abilità e nuovi ruoli dovrebbero anche consentirci di raccontarci, di spiegare chi siamo, e di raccontare elementi che in qualche modo possono appartenere alla nostra realtà interna o esterna. Allora, anche qui vedete c'è una domanda precisa, come dire, una sollecitazione precisa per la scuola in ospedale, ed è questa. Il ruolo tipicamente visibile in ospedale da parte del bambino è quello passivo, no? O soltanto di malato. Sappiamo, diciamo da sempre, che la scuola ospedaliera e le attività educative in ospedale dovrebbero, accanto a questo ruolo che non può né essere negato totalmente, perché è comunque parte della vita della persona, ma non può nemmeno diventare totalizzante. Quindi la scuola forse deve cercare un po' di scoprire e di far scoprire al bambino stesso, ai genitori, ai compagni e agli altri nuovi ruoli possibili per questo bambino malato. Allora vi chiedo se avete in mente, se volete citare qualche attività o qualche progetto proprio centrato sul cambio di ruolo, sulla scoperta di ruolo. Un altro elemento chiave, secondo la teoria di Bronfenbrenner, è che non c'è tanto un ruolo migliore degli altri, ma c'è invece l'importanza del vivere ruoli diversi, del diversificare questa prova dei ruoli e dell'avere, a seconda dei ruoli che si vivono, anche degli spettatori diversi che ce li riconoscono. Credo che questa sia una grossa sfida per la scuola in ospedale, proprio anche a causa dell'isolamento e talvolta della forza dirompente della malattia. Però ritengo che poter far vivere anche per poco tempo, per un'attività, a quel bambino o a quella bambina, io parlo, scusate se dico bambini, ma il linguaggio col quale parlo di solito perché ho lavorato nella scuola elementare, bambino o ragazzo ovviamente, ecco, potergli far vivere un ruolo nuovo, un ruolo diverso, credo che sia veramente un elemento chiave. Non so se Vania ha partecipato o ha gestito a suo tempo le Olimpiadi in ospedale, Vania, se vuoi scrivere due righe su questo, perché quello era un progetto molto interessante e che agiva proprio sull'aspetto dei ruoli. Quindi se lo vuoi fare, Vania, ci farà molto piacere, non lo voglio anticipare io, ma vorrei che uscisse dalla chat, se te la senti. Ecco, Carla vedo che cita un progetto sul prendersi cura delle piante, no? Anche qui credo che sia molto interessante questa dimensione. So bene che
ai colleghi che lavorano in oncologia pediatrica si drizzano i capelli sulla testa se gli parli di piante. Però nei limiti del possibile e delle possibilità dei diversi reparti ci sono studi interessanti anche di letteratura scientifica su questo. Io conosco del Doffenbrenner, cita degli studi non nelle pediatrie ma nelle geriatrie. Pensate che nei reparti dove si affidano delle piante ai pazienti e si chiede ai pazienti di prendersi cura delle piante, ebbene i pazienti di questi reparti tendono a vivere più a lungo rispetto ai pazienti di reparti analoghi, simili, ai quali non viene fatta questa richiesta. Quindi per qualche ragione il semplice prendersi cura nel tempo di una pianta attiva una serie di risorse e di capacità della persona che hanno effetti positivi per la sua salute. Non sappiamo bene per quali meccanismi, o meglio, ipotizziamo dei meccanismi di carattere sistemico molto complessi, ma questo dato è stato verificato in letteratura. È verificabile in letteratura. Vedo che diversi di voi lavorano sul progetto dell'orto o delle piante, mi sembra molto, molto interessante, insomma, molto significativo che lo facciate. Anche qui provate a pensare, o magari un invito, no, per come sviluppo successivo, di intrecciare questo progetto in cui il bambino da curato diventa colui che si prende cura di, intrecciatelo con gli altri Key Educational Factors. Come lo possiamo socializzare? Come lo possiamo condividere? Come possiamo usare questo progetto per creare reti di relazioni, per esempio? Provate a pensare a sviluppi successivi, è un mio suggerimento ovviamente, che vadano a incrociare i diversi fattori chiave. Mentre continuate a scrivere, vado avanti con il prossimo KEF, metacognizione. Qui vado un po' più veloce, non perché non sia importante, ma perché lo do per scontato, non è più un argomento così nuovo, questo della metacognizione per la scuola. Ecco, grazie Vania, vedo che Vania ha scritto un piccolo commento sulle Olimpiadi in ospedale, non so Vania se le state svolgendo ancora o se sono un progetto concluso, ma erano proprio un progetto interessante. Tra l'altro è utile dire ai colleghi italiani che il Comitato Olimpico Mondiale aveva dato delle vere medaglie olimpiche per questo tipo di attività. Dicevo, la metacognizione, quindi ecco, ne parlo velocemente, tutte le azioni che fanno parte del costruire, no? del sapere, dell'apprendere, e ne abbiamo elencate alcune, vedete, pensare, ragionare, mettere in ordine, pianificare, controllare, e poi tutte le azioni legate al fare concreto, fare, agire, costruire, disegnare, lavorare a livello manuale, dovrebbero alternarsi nelle azioni didattiche. Questo guardate che non vale soltanto per la scuola dell'infanzia o per gli ordini di scuola, diciamo, con bambini più giovani. Secondo me rimane molto valido per tutte le età, per tutti i livelli di apprendimento. Quando riesco a fare queste attività con i miei studenti universitari, sono contentissimi perché hanno finalmente la possibilità di misurarsi con qualcosa di concreto. Anche John, che insegna in diverse università italiane e straniere, so che fa una didattica molto centrata sull'esercitazione pratica poi delle cose che va a spiegare. L'altro aspetto ugualmente importante, qui vedete abbiamo voluto citare la Montessori, è quello della ricchezza dei materiali e quindi di come le diverse forme di pensiero e le diverse esperienze sensoriali vadano fortemente ad interagire tra di loro. Per poter fare esperienze, per poter elaborare forme di pensiero diversificate, ho bisogno di fare esperienze sensoriali diversificate. Altrimenti rischio di usare solo un canale sensoriale, quindi solo poi una unica modalità di pensiero.
Infine, in tutto questo, sempre nell'ambito metacognitivo, un'altra indicazione è quella di spostare la gestione della valutazione del prodotto o dell'efficacia dell'insegnamento verso modalità autovalutative o comunque modalità cogestite, per esempio tra i pari. Non è necessario avere sempre un insegnante che corregge il tema che il bambino ha fatto, perché il tema lo potrebbero benissimo correggere a gruppetti, per esempio, no? Questo significa anche abituare, appunto, a sviluppare il pensiero metacognitivo, perché se il bambino, oltre a fare la prova, diciamo così, poi la corregge, ecco che elabora una serie di strategie che gli consentono un domani di autocorreggersi con più facilità, proprio mentre va a fare la prova. Non ho domande sulla metacognizione perché, non perché non sia importante, ma perché diciamo che è un po' un aspetto che sta sopra, appunto, meta, che sta al di sopra di tutte le singole attività didattiche. Forse sarebbe difficile declinarlo con un'attività singola o precisa. E passo al prossimo KEF, che è quello delle individualità, appunto, del riconoscimento della unicità di ciascuno. Questa individualità va, come dire, giocata su piani e su livelli diversi, anzitutto ovviamente sui piani cognitivi, quindi le strategie di apprendimento, il modo di avvicinarsi alle diverse materie, il modo di esprimere o essere consapevole di diverse abilità, sono tutti elementi che sappiamo bene variano da persona a persona. E poi ci sono degli aspetti della individualità di ciascuno che vanno legati invece alle esperienze pregresse, quindi alla cultura della persona ovviamente, e a stili personali individuali di apprendimento o di espressione di competenze. Come faccio a tenere conto di tutto questo? Mi devo ricordare che in realtà per riconoscere le individualità non devo tanto parlare o comunicare io, ma mi devo mettere forse in un atteggiamento di ascolto, di ricezione, di osservazione del bambino, della cultura, dei genitori, qualcuno di voi l'ha citato prima nella chat, eccetera. Allora, anche qua ci sarebbe molto da dire su come un ospedale riesce a riconoscere l'individualità o meno. Fino a qualche anno fa si sentiva spesso parlare di progetti di umanizzazione delle pediatrie. Poi alcuni di noi hanno fatto notare a chi presentava questi progetti che se stavano parlando di umanizzazione vuol dire che fino a quel momento era presente una funzione contraria a quella di umanizzazione. E il contrario di umanizzazione è disumano. Disumanizzazione. Allora, dire che un ospedale inizia un progetto di umanizzazione significa anche implicitamente riconoscere che fino a ieri forse è stato poco umano in tutto questo. Infatti non so come mai, ma ultimamente non leggo più di progetti di umanizzazione. Ecco, dico questo così con un po' di ironia, ma sappiamo che fino a pochi anni fa c'era uno scarso riconoscimento delle individualità in ospedale. Penso che sia esperienza comune di molti di voi, perlomeno di quelli che hanno forse qualche anno in più, date un campanello esterno, ora John provvede. Rispetto a quelli di voi che hanno qualche anno in più di esperienza, dicevo, forse vi è capitato di sentir chiamare i bambini per numero di letto per numero di letto o per nome della malattia. A me è successo fino a poco tempo fa. Quindi forse, ecco, non è facile. Anche qua, avete qualche esperienza, qualche progetto che volete esprimere, raccontare rispetto agli aspetti di umanizzazione? Vedo Carla che ci parla di un protocollo sul consenso informato, per esempio.
Quindi l'aspetto dell'umanizzazione come un aspetto cruciale, no? Ma forse difficile, almeno fino a poco tempo fa, da raggiungere nelle pediatrie. L'ultimo CAF che abbiamo appunto aggiunto dopo, ma perché ci eravamo centrati troppo forse sulla dimensione quotidiana, sulla dimensione di classe, diciamo così, l'ultimo CAF che vi vogliamo presentare è quello che riguarda la comunicazione interistituzionale. Non ci può essere un buon processo educativo se non si pensa, se non si presta attenzione anche a questa dimensione, a come poi le diverse istituzioni vanno a comunicare o a interagire tra di loro. E questa comunicazione tra le istituzioni, una buona comunicazione tra le istituzioni, può essere, sostenuta, si può generare soltanto se esistono strumenti amministrativi adatti a sostenerla e possibilmente condivisi tra più scuole, per esempio, tra scuole e ospedale, per esempio, o a livello appunto interistituzionale. Qual è la vostra esperienza a questo proposito? Vi sentite riconosciuti come scuola in ospedale o come scuola domiciliare nel vostro lavoro quotidiano? Vi sentite riconosciuti da altre istituzioni scolastiche? Vi sentite riconosciuti dall'ospedale in cui operate o dai medici con i quali entrate in rapporto? O vivete delle difficoltà da questo punto di vista? Anche qui vi chiedo di scrivere un breve commento di problemi o di buone prassi che vi capita di mettere in pratica o di incontrare. Ecco, alcuni anni fa, ma credo che sia un po' caduto in disuso, la scuola in ospedale, era uscita una direttiva, una circolare ministeriale che prevedeva la scrittura di protocolli d'intesa tra le istituzioni. Non che questo risolva automaticamente i problemi, però avere un protocollo d'intesa firmato può facilitare forse il dialogo, perlomeno darci una base legale per tutto questo. In ogni caso, il problema interistituzionale si può risolvere solo a livello interistituzionale e quindi è proprio su questo piano che potrebbe essere necessario per sviluppare appieno questo CAF, lavorare non solo come singoli insegnanti, ma soprattutto appunto a livelli di circoli, consigli di circoli, se non addirittura regionali o nazionali. Allora, come possiamo usare questi Key Educational Factors? Ci sono diversi modi per poterli utilizzare secondo noi. Qui li rivediamo, ovviamente ve li ho presentati in modo singolo, ma dovete pensare alla loro interazione, loro declinazione inevitabilmente è legata, la declinazione di un Key Educational Factor è legata a quella degli altri, insomma, è un'interazione sistemica. Noi pensiamo che questi Key Educational Factors possano essere utilizzati sostanzialmente in tre modi. Il primo, potrebbero fornire una sorta di pista, una sorta di guida alla progettazione educativa. Non a caso abbiamo inserito a settembre questo webinar, perché più o meno i progetti sono ancora in via di definizione, alcuni saranno continuati dall'anno precedente e sarete chiamati in questi giorni a scriverne di nuovi. Quindi potreste usarli come pista, potete pensare al fatto che questi CAF vi possono in qualche modo dare delle tracce, no? Da seguire. Può darsi che abbiate già elaborato dei progetti che coprono alcuni di questi CAF e forse riusciamo a darvi uno spunto per allargare questi progetti.
progetti o per pensare ad aspetti ai quali non avevate pensato prima. Il secondo campo di applicazione è quello della valutazione. Valutazione dello sviluppo, dei processi di sviluppo del singolo bambino o ragazzo, o anche valutazione in qualche modo dell'intero sistema della vostra scuola in ospedale. E poi, infine, è un po' il completamento del primo, potrebbero servirvi come griglia di valutazione. A fine anno, dopo aver svolto un dato progetto, potreste prendere e vedere i CAF e capire, per esempio, se questo progetto vi ha aiutato a sviluppare dei ruoli, a costruire del senso, a potenziare la comunicazione interistituzionale e così via. Quindi vedete che ci sono, secondo noi, tre possibili livelli di utilizzo dei CAF. Sempre nell'ambito del progetto Leo, abbiamo anche sviluppato un altro strumento, sempre basato sui CAF. Questo strumento è una scala per valutare la percezione della qualità della scuola in ospedale domiciliare da parte dei bambini stessi. Quindi uno strumento self-report, sono gli stessi attori che si autovalutano. È un questionario con alcune domande, abbiamo fatto un grosso sforzo per renderlo intelligibile almeno dalla seconda elementare in poi, e è previsto che questo strumento venga sviluppato ulteriormente. Al momento è già disponibile in lingua inglese sul sito Leo. Nelle prossime settimane vorremmo tradurlo in italiano e nei prossimi mesi vorremmo sviluppare un sistema per l'assegnazione dei punteggi, per lo scoring, e quindi via web tramite il sito di Hope, per cui mi sarà possibile inserire risposte e avere una valutazione rispetto alle dimensioni dei CAF. Abbiamo fatto un grosso sforzo anche per mantenerlo breve, perché io adesso, lavorando nella psicologia dell'educazione, incontro strumenti assurdi, incontro batterie di questionari con 150 domande da fare agli adolescenti. Capite voi che quando chiedete a un adolescente di rispondere a 150 domande, ve lo tira dietro, e fa bene, secondo me, tirarlo dietro il questionario. Quindi abbiamo sviluppato uno strumento molto snello, con poche domande. La scala si chiama QSE, for home, QSE, for home and hospital education. La trovate presso questa pagina del progetto Leo, se volete darci un'occhiata in inglese. E stiamo cercando collaborazioni per la versione italiana. Quindi se qualcuno di voi è interessato a collaborare per la versione italiana, fatecelo sapere, scrivetelo in chat o contattatemi. Adesso vi riscrivo sulle notes anche il mio indirizzo, così mi potete trovare facilmente, ma sono facilmente trovabile anche su Google, e ci farà molto piacere poter collaborare con voi per lo sviluppo della versione italiana. Siccome vorremmo cercare di farne una scala scientifica, nei prossimi mesi cercheremo anche di provvedere a quella che è la validazione scientifica della scala. È un processo abbastanza lungo e noioso. John curerà la parte statistica e la parte metodologica di questo aspetto, e quindi lo ringrazio per questa sua disponibilità. Non è una cosa semplicissima da fare, soprattutto per poterla fare dobbiamo raggiungere un certo numero di somministrazioni, cioè dobbiamo avere diverse centinaia di risposte al questionario per poter avere una base dati che ci consenta di procedere. Quindi inizialmente vi possiamo dare soltanto dei risultati numerici grezzi, ma non vi possiamo dire con precisione che cosa significano questi risultati, perché non abbiamo dei dati di riferimento, appunto. Il questionario, però, credo che la cosa interessante è che il questionario è basato sui CAF. Quindi chiediamo al bambino di dirci, rispetto ai CAF che vi ho illustrato adesso, come vive la sua scuola in ospedale o la sua scuola domiciliare. Questo perché ne esistono due versioni, appunto, uno per la scuola domiciliare
e uno per la scuola in ospedale. Sarebbe bello che più scuole in Italia e in Europa usassero questo strumento come proprio strumento di valutazione, perché poi avremo dei dati condivisi, cioè potremmo usare usando un singolo metro di valutazione, possiamo poi fare dei confronti, scambiarci meglio le buone prassi, perché se scopro che una scuola ha punteggi alti su un dato KEF, vuol dire che sta lavorando bene su quella dimensione e magari ci può produrre degli esempi significativi anche per gli altri e così via. E questo anche a livello internazionale, se più scuole lo usano, stanno usando tutti lo stesso metro di misura, quindi questo ci consente anche di aprire questi confronti, no, a livello internazionale. Il questionario, un altro, come dire, un aspetto non troppo dichiarato ma implicito di questo questionario è che vi può servire anche per riflettere forse, quindi scoprire che una scuola ha invece dei punteggi bassi su un dato KEF mi può servire come indicatore del fatto che forse devo lavorare di più su quella data dimensione. Non pretendete di essere perfetti, non esiste la scuola perfetta, non ci aspettiamo che tutte le scuole, ma nemmeno una scuola possa avere punteggi alti su tutti e sei KEF. Sarebbe bellissimo che fosse così, ma è impossibile, perché alcune critiche che ci siamo sentiti fare dalle scuole inglesi nella fase di elaborazione è stato: sì, ma noi questa cosa non la facciamo. Lo so che non la fate, ma il fatto che una data scuola non faccia una data cosa non significa che questo non sia importante a livello educativo. È proprio un invito forse a riflettere su questa dimensione, su come poterla fare, su quali mezzi, su quali limiti. Quindi lo potete scaricare, non fatevi traduzione in proprio, cioè cercate, non usatelo finché non è pronto, vi chiedo questo, perché sarebbe un uso quasi inutile in realtà. Cerchiamo semmai di arrivare velocemente alla versione italiana, così da poterlo usare. Ecco, io ho finito la presentazione, vi segnalo una pagina dove c'è una semplicissima griglia condivisa e vi chiedo, se avete tempo oggi o nei prossimi giorni, di provare a svilupparla. Quello che vi chiediamo di fare è semplicemente di inserire, di indicare sulla sinistra un KEF di quelli che io ho citato e sulla destra una breve descrizione di attività o progetto. Potete anche riprendere dalla chat quello che avete scritto e incollarlo, e potete anche, se no, scrivere idee nuove. Notate il cerchietto rosso perché sulla colonna di sinistra c'è una freccettina grigia con un menu a tendina che si attiva solo se cliccate sulla freccetta grigia, non se cliccate sulla cella. Lì trovate i KEF già precodificati. In questo modo fate più in fretta e potete appunto identificare il KEF principale al quale la vostra attività fa riferimento e quindi poi da lì scrivere la descrizione. Ecco, la mia presentazione è finita, vi lascio un attimo di spazio per commenti o domande alle quali posso anche rispondere a voce, e altrimenti tra poco ci salutiamo. E quindi se c'è qualcosa di poco chiaro chiedetemi pure.
non so che domanda, se è una domanda per me, di cosa sia la zucca anonima, io non la conosco. Ah sì, questo è uno scherzo di Google in realtà, ci abbiamo messo tutti parecchio per capirlo quando abbiamo iniziato a usare i documenti condivisi. Sono dei nomi randomizzati che Google assegna alle persone che stanno editando lo stesso foglio. Quindi gli assegna dei nomi randomizzati. Se entrate in 10 troverete 10 di questi nomi diversi. Non so se ti vedi anche te stessa o no sulla definizione di Google, quindi non ti so rispondere, Carla, chi sia. Bene, vi ringrazio intanto, vi ringrazio di aver partecipato e speriamo che, ecco, possiate, che sia utile tutto questo nostro lavoro, perché alla fine la cosa importante per noi è che ci siano dei riscontri concreti, che tutto il lavoro di ricerca e analisi che stiamo facendo abbia poi la possibilità di essere applicato veramente. Johnny, io e tutto lo staff del progetto Leo restiamo ovviamente a disposizione, visitate il sito web perché ci sono una serie di materiali e risorse, stiamo finendo di sviluppare gli ultimi materiali perché il progetto finirà a dicembre, ma il sito web resterà attivo per diversi anni. Quindi vi ringrazio ancora per la partecipazione, vi lascio aperta la chat per i saluti e ecco, grazie di essere intervenuti. Questa sessione è stata comunque registrata e verrà condivisa e sarà disponibile sulle pagine del progetto Leo. Grazie e ciao a tutti.